Oggi nella mia ricetta cuciniamo con fragolina. Questa è una ricetta con merluzzo al limone. Per cui vi faccio vedere la preparazione, è semplicissimo e ci servono pochissimi ingredienti. Iniziamo con merluzzi, cioè il merluzzo, io ho questi qua surgelati. Però potete prendere anche quelli, secondo me quelli freschi sono ancora molto più buoni di quelli congelati. Comunque, noi siamo in quattro, per cui ho preso questi. Poi ci serve la farina quanto basta, che le impaniamo. Il limone, cioè il succo di limone poco, per fare il sughetto. La decorazione per finire mettiamo il limone, poi in una padella mettiamo l'olio, il burro, un pezzettino di burro, io forse ho esagerato un pochettino, per cui iniziamo a riscaldare la padella con l'olio e il burro, per cui gli ingredienti sono semplicissimi e facili da preparare, per cui siccome è la prima volta che lo preparo insieme, vediamo come verrà. Comunque, iniziamo a riscaldare la padella. Intanto saliamo un po' Saliamo un po' il pesce e lo prendiamo e lo mettiamo sopra la farina. Allora, con una mano non è semplice, per cui per farvi capire. Comunque, mettiamo bene la farina, non si sa mai. Ok. E ovviamente lo mettiamo dentro la padella, però prima prendo facciamo sciogliere bene il burro. Allora, ci vogliono 5 minuti per prepararli. Per cui è sciolto e piano piano facciamo con le altre così. Allora, io lo faccio perché con una mano non è facile. Io li faccio, finisco di farli tutti e poi li cuociamo. Allora, dopo che sono abbastanza cotti, mettiamo un po' di limone. Secondo me. Ok, 5 minuti sono pronti.
Ovviamente vi faccio vedere. Allora, ci vuole anche il prezzemolo sopra, solo che non ce l'ho e allora no. Devo per forza farlo così. Comunque mettete un po' di prezzemolo sopra e il risultato diventa più buono. Quindi niente, impiatto e vi faccio vedere come viene fuori. Comunque se questo video vi piace, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video.